senza precedenti, faremo adesso anche delle fasce luminose per sindaci più illuminati. E sopra di noi abbiamo una scultura di Mastroianni che indica che la città si era già accomodata, come anche il mosaico, al dialogo fra la grandezza degli antichi e la grandezza dei moderni. Io ho pensato, come avevamo fatto per l'Expo di Milano, per la mostra di Botticelli al Mar di Rovereto, in Brasile, a Rio e a San Paolo, di chiamare questo scultore che molti anni fa diede vita al concetto di futurismo, cioè la luce elettrica coincide con la nascita del futurismo. Improvvisamente il buio delle città italiane illuminate con il fuoco diventa una luce che ci porta il giorno anche di notte. E l'idea che una scultura sia illuminata rispetto al bronzo cupo della scultura di Ferruccio Vecchi, che forse neppure rappresenta Cicerone, mi ha indotto a pensare, per i bambini, per gli studenti, per i concorrenti al certamen, di elaborare e far nascere questa scultura che nasce con delle parole luminose e con la luce che prende tutto il corpo di Cicerone. Adesso la vedremo, ci sono gli amici anche di Canale 5 a cui diremo ancora qualcos'altro, vi ringrazio della vostra presenza e vedremo se insieme al taglio ci sarà anche l'arrivo della luce. Vai Gino! Non sarà così facile. Bruno, Bruno.